Ciao a tutti, con questo video vogliamo spiegare l'utilità doppia di installare un disco SSD al posto di un disco meccanico. Oltre alla velocità e al ringiovanimento, diciamo, della propria macchina, perché ne acquisterete in velocità di tempi di accensione, di spegnimento e anche di lancio dei programmi, e copia e spostamento di file anche, avrete anche un altro vantaggio, che è quello, con pochi euro, di avere anche un'unità esterna da poter portare in giro come backup o come disco esterno per i dati. Vi facciamo vedere come. Allora, intanto partiamo dal farvi vedere la velocità del disco SSD che, come vedete, al lancio dei programmi è veramente, veramente differente da un disco meccanico. I programmi vengono lanciati e in pochissimi secondi si aprono. Lo stesso esempio lo possiamo fare, come dicevamo prima, per il avvio e spegnimento. Provando a fare un riavvio della macchina, vedremo come la velocità di avvio sia veramente, veramente rapida. Provate a paragonarla con un vostro PC un po' datato, questo qua nostro ha ormai 5 anni, e però vedete come i tempi siano veramente ridotti al minimo. Il disco SSD, che differenza da un disco tradizionale? Che un disco elettronico non ha una testina che gira, quindi i tempi di rotazione non esistono, e anche in termini di sicurezza la sicurezza è molto più alta perché si eviteranno rotture delle testine, cosa che avveniva spesso sui dischi meccanici, quindi anche danni da urto, cade il portatile o cose del genere. E adesso vi facciamo vedere la seconda cosa, veramente il doppio vantaggio di un SSD. Ovviamente il disco che viene smontato dal portatile o dal computer non viene buttato via. In questo caso il disco di un portatile che viene smontato da un portatile è questo, che è un disco da 2,5, da 2 pollici e mezzo, quindi anche molto adatto a essere portato in giro. Cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che acquistare un case esterno per hard disk. Questo qua, che abbiamo trovato in vendita su Amazon, è veramente, veramente valido, perché è leggero, semplicissimo, e anche offre una qualità di trasferimento dati veramente alta. L'installazione è veramente semplice, basta aprirlo, prendere il proprio hard disk meccanico e inserirlo in questo modo. Collegarlo bene al connettore. Vediamo che questo disco, questo case, scusate, per hard disk ha anche questi comodi gommini, che non so se si vedono bene, forse si vedono meglio nella parte qua della custodia sopra, questi gommini morbidi che fungono da cuscinetti antiurto, quindi se magari vi cade in terra, il disco, è più protetto dagli urti. Chiudiamo, colleghiamo con il suo cavo sempre in dotazione. Tutto quello che troverete nell'acquisto di questo prodotto è il cavo e il rack e la custodia per hard disk. Colleghiamo. La lucina blu ci indica che il disco funziona ed è riconosciuto. Lo appoggiamo qua così lo vedete. E viene rilevato semplicemente e velocissimamente dal sistema. E come vi dicevo, la velocità di trasferimento dei dati è veramente ottima. Noi abbiamo ovviamente porte USB 3, questo case è compatibile con il USB 3. Adesso stiamo copiando 2 giga di roba. E vediamo che la velocità è veramente elevata. Ve lo faccio vedere magari meglio. Se si vede la velocità di trasferimento,
E quindi, niente, questo per dire quindi che la spesa di un SSD per noi è giustificata proprio per il fatto che con, non vi ho detto il costo di questo case esterno è 10,90 €, spedizione inclusa, quindi con 10 euro in più, 11 euro, potete avere un hard disk esterno, quindi non so, comprando con 60 euro un SSD da montare al posto del disco meccanico, ci guadagnate in sicurezza, in prestazioni e avete un hard disk esterno da portare per il salvataggio dei dati sempre a vostra disposizione. Niente, speriamo con questo video di avervi, diciamo, aiutato nella, se siete in dubbio sull'installazione di un disco SSD sulla propria macchina e se volete avere altre notizie simili o vedere altri video di utili per i vostri prodotti informatici, seguiteci e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie.